tutti e ben ritrovati nel mio canale. Sono qui con una nuova tutela. Faremo il fratellino di questo orecchino. Vi mostro i materiali e iniziamo con il tutorial. Per realizzare questo orecchino occorre un rivoli da 12 mm, scusate, la sfumatura. Un rivoli da 12 mm, due colorazioni della Super Duo, perlet da 4 mm, cipollotti da 2 x 1 mm, obits Toho 110 e una goccia. Quindi iniziamo con il tutorial. Andiamo e inseriamo su ago 10 Super Duo e 10 Toho. Quindi dopo che avete inserito andiamo e ripassiamo in tutte le perline da dietro. In questo modo. Quindi andate e ripassate tutte le perline da dietro. Ok, chiuso il mio cerchietto e andiamo a coprire il nodo. Andiamo a inserire nella Super Duo, nella Rocales e nella Super Duo successiva. Tiriamo bene e adesso possiamo andare a tagliare il filo dell'eccesso. Ok, ho tagliato il mio filo dell'eccesso. Adesso cosa faccio? Vado e porto in foronato della Super Duo adesso prendo un cipollotto da 2 x 1 mm e vado a inserirmi tra le Super Duo successiva in foronato alto. Quindi prendo una cipollotto e vado a inserirmi in foron alto della Super Duo successiva. Quindi andiamo e riempiamo il giro con il cipollotto da 2 x 1 mm. In questo modo. Ok. Ho inserito le mie cipollotto e portato avanti in due perline per rafforzarlo un po'. Quindi a questo punto vado a inserirmi un super duo su ago e vado a inserirmi tra le cipollotto. Quindi prendo un super duo e vado a inserirmi della cipollotto. Praticamente facciamo la incastonatura con la super duo. Quindi prendo un super duo e vado a inserirmi nella prossimo cipollotto. Andate a completare anche questo giro inserendo un super duo tra le cipollotti. Ok, inserito anche le mie super duo, quindi come vedete uscendo in foro in basso vado e porto in foro in alto della super duo. Adesso cosa facciamo? Andiamo a prendere un obiz. Faccio vedere
così, un nuovo bit, e andiamo a inserire in forno in alto della Super 2. Quindi prendo di nuovo un nuovo bit e vado a inserirmi nella successiva della Super 2 in forno alto. Tipo inserirmi le mie obiettivi tra le super duo. Ho sbagliato foro. Ecco qua. Inserire l'ultimo due. Esco dalla prima che abbiamo inserito e vado avanti ancora insieme nella Super 2. Così. E tiro il filo. Adesso vado a prendere il mio rivoli da 12 mm e vado a inserirmi al centrale della lavorazione. In testa in alto, così. Quindi premo con la mano e inizio a tirare il mio incasonatura per stringerlo. Quindi questo punto non rimane altro che voi ripassate per rafforzare. Ok, ho rafforzato e come vedete la parte dell'incasonatura è terminata. Andiamo, portiamo in foro nato della Super 2 e andiamo a inserire anche nel cipollotto. Ok, adesso io continuo a lavorare inserendo due super duo della seconda colorazione e vado a inserirmi nella super duo, scusate, nel cipollotto successiva. Andiamo a inserire due super duo tra le cipollotti. Quindi prendo un nuovo due super duo e vado ad inserirmi nella cipollotto successiva. Bene, dove trovo il passaggio? Alla fine ce l'ha fatta. Ok, come detto, andiamo a inserire due super duo e andiamo a inserire nella cipollotto successiva. Quindi dovete completare il giro inserendo le vostre super duo. Ok, inserite le mie super duo. Vado e porto dentro della prima super duo che abbiamo inserito e a questo punto me lo giro in lavorazione e porto in foro un altro della super duo. Ok, adesso dobbiamo andare a prendere un obit e andare a inserire in foro un altro della super duo successiva. Praticamente dove vedete il cipollotto verrà inserito un obit, mentre qui andiamo a inserire nuovamente un super duo della prima colorazione. Quindi di nuovo prendo un obit e vado a inserirmi
Infornato della Superduo successiva. Mentre qui vado a inserirmi nuovamente un Superduo della prima colorazione. E va avanti finché non avete completato il giro. Castrato dove? Ok, andate a completare, inserire tutte le perline, poi mi raccomando, in questo giro dovete anche ripassarlo. Ok, inserite e ripassate le mie perline e uscendo dalla foro in basso di questo Superduo, cosa faccio? Portiamo in foro in alto della Superduo. E per continuare a lavorare io me lo giro, lavoro verso medio. Quindi a questo punto andiamo a inserire a questo segmento della pelline. Faccio vedere subito. Ok, come vedete, infilato due obit, un perle da 4 mm e due obit. E vado ad inserirmi in foro un altro della Superduo successiva. E quindi vado di nuovo a inserire due obit, un perlet da 4 mm e due obit. Di nuovo inserisco questa seguente delle perline, due obit, un perlet, due obit e vado a inserirmi in foro un altro della Superduo. E questa va così finché non avete completato il giro, poi dovete anche ripassare. Ok, come vedete ho inserito le mie pellet e i miei obit e anche un po' ripassato. Ok, adesso dovete inserire su ago a questo seguente. 3 toho, un perlet, un goce e 3 toho. Quindi andiamo e portiamo fino sulla lavorazione. Quindi vado e ripasso da dietro la goccia, saltiamo la 3 toho. Rientro nella goccia e nella pellet. E tiro il filo. E tiro il filo. Quindi nuovo inserisco 3 toho. E vado insieme nella pelle successiva qua e tiro il filo così. Adesso qui non rimane altro che ripassate questa laterale per poi poter uscire con l'ago a questa due obit. Ok, sono arrivato ad uscire a queste due obit. Va andate a inserire 3 toho 11 su ago e andiamo a inserire nella obit 2 obit successiva. Praticamente questo è un piccolo picco per la nostra base orecchini. Quindi adesso anche qua andiamo a ripassare tutte le lavorazioni,
e anche nella picco. Dopo che avete ripassato il tutto passaggio, il vostro orecchini è terminato. Qua potete inserire la vostra base, come anche qui ho inserito, come vedete. E così il vostro orecchini è terminato. Spero che il tutorial ti abbia piaciuto. Lasciate il vostro commento e il vostro like, molto importante. E vi saluto a tutti, ciao!